Gio Moschetti, ieri a cronometro, oggi qua a Solviate Arno, com'è questa gara? Ma un percorso abbastanza duro, fa molto caldo, c'è anche tanto vento oggi, quindi sarà una corsa davvero dura. Simone Velasco, dopo lo hanno una grandissima prova anche qua a Solviate Arno. Raccontaci questa prova. Sì, il tentativo è nato da lontano, abbiamo fatto circa 90 km di fuga con degli ottimi compagni di fuga e diciamo ci siamo un po' spartiti le parti per tirare, siamo sempre andati d'accordo. E le gambe erano buone dopo un periodo non ottimale e quindi ho detto oggi voglio vincere e provo con tutto quello che ho a staccare gli altri. Alla fine è andata bene, quindi sono contento. Salita, sole, vento contrario, pensavi davvero di riuscire a coronare questa lunga fuga? Beh, quando sono partito, visto che i compagni di fuga erano buoni, non eravamo ancora sicuri di poter raggiungere il traguardo, però sicuramente le possibilità non erano poche. Siamo sempre andati d'accordo e quindi questo ha favorito l'arrivo della fuga e dai, ci ho sempre creduto, ho detto meniamo e andiamo. Questo per te è il tuo quarto anno da ciclista e penso che sia il migliore in assoluto. Sì, dopo l'anno scorso ho fatto un anno di ambientamento su strada dopo che venivo dalla mountain bike e dal ciclocross. Ho vinto 3 corse nel fine stagione dopo un po' di piazzamenti e quest'anno diciamo che è l'anno in cui dovrei andare abbastanza bene rispetto all'anno scorso, un po' meglio.
e diciamo i risultati stanno arrivando e speriamo di non fermarci qui e di andare il più lontano possibile. Dedica per questa vittoria? Una dedica va a tutta la squadra, dal direttore sportivo al presidente, ai compagni di squadra, anche quelli che oggi non sono qui, e a tutta la mia famiglia, gli amici che come al solito mi supportano al meglio.